Hello ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questa nuova parte su Pokémon Legend Arceus. La scorsa volta ci hanno buttato fuori dal villaggio. Così. Una bellissima mattina, Sauron si sveglia e dice: oggi buttiamo fuori Samsung perché potrebbe c'entrare qualcosa con queste tempeste e tutti questi disastri che stanno accadendo a Esui. Ottimo ragionamento, Sauron, dopo mesi che siamo qua. A quanto pare siamo sospettati di tutti i casini e successi a Isui in questo periodo, quindi siamo stati buttati fuori sia dal Tengalassia che proprio dal villaggio Giubilo. E ora non possiamo far altro che vagare per le terre selvagge di Isui. Se non che Telo, a quanto pare, ha un'idea e ci deve mostrare un luogo. Ho paura. Di nuovo qui a trascorrere i tuoi doveri, Telo? Il cielo sarà anche cambiato, ma tu non cambi mai? Salve signora Noesis. Noesis. Oggi non mi trovo qui per imparare le storie e le leggende di Isui. Ma questa è un'altra Camilla. Il problema è che questa è anche donna. Cioè, un conto magari è Telo, però... Te l'ho già detto, Noesis è più che sufficiente. Chi è questi giovani? Raga, c'ho due Camille davanti, è un incubo questa situazione. Questa è Samsung, la ragazza di cui si fa un gran parlare in questi tempi. Quindi Telo è l'apprendista, tipo, di questa Noesis. Questa Noesis sembra essere la sua maestra di leggende e storie del genere. Ha placato lei la collera dei Pokémon regali. Ora rammento, me ne parlassi già in passato. Povera viandante smarrita nello spazio e nel tempo. Grazie a te forse riuscirò finalmente ad adempiere... adempiere il mio compito? Però lei conosce spazio e tempo già. È a parte. Lo squarcio spazio e temporale va chiuso immantinente o l'equilibrio spazio e temporale potrebbe essere compromesso. E ciò, viandante smarrito nello spazio e nel tempo, è un'incombenza che spetta a te soltanto. Ma adesso entriamo nel mio eremo. Ci sarà molto di cui discorrere e sarà meglio farlo più comodamente. Ma ci sono... no, una sedia c'hai lì. Vabbè, fa stesso. Mi sembra lei già più Camilla. Però Etelo c'ha comunque quella... E poi Etelo c'aveva anche... Ghibole Togepi. Vabbè, forse era. Squarcio spazio temporale è un foro che collega un numero ignoto di dimensioni. E una di esse, molto distante dalla nostra, è quella in cui risiede il sommo sinno. In diamante? Dall'antichità più remota al nostro presente, questo è ciò che chiamiamo tempo. Dagli estremi dei quattro punti cardinali a ciò che giace sopra e sotto di noi, questo è ciò che chiamiamo spazio. La via che collega l'oggi al nostro futuro è il dominio del tempo. E tra ciò che giace dinanzi a noi e ciò che ci siamo lasciati alle spalle. Tra ciò che ci sovrasta e ciò che resta sotto di noi. Lì si trova lo spazio. È solo dall'unione di entrambi che può nascere l'universo, non trovi? Una che ragiona. Sarà a discutere su quale dei due sia più degno di venerazione, come fanno il Team Diamante e il Team Perla, mi sembra oltremodo sciocco. Di, infatti li hanno poi eliminati. È vero. Cioè, si sono estinti perché non servivano a niente, è giusto. Non mi stupisce che tu capisca ciò di cui parlo, d'altronde sei giunto da un'era differente. Prestami dunque attenzione, viandante smarrito nello spazio e nel tempo, ti spiegherò in cosa consiste la tua incombenza. Vi sono tre laghi qui a Isui, lago Verità, lago Valore e lago Arguzia. In ciascuno di essi risiede un Pokémon che si dice incarni una parte dello spirito. Supera le prove che ciascuno di loro ti proporrà e porta i loro doni alle rovine brumose. Lì otterrai la catena rossa... che si dice possa tenere insieme il mondo. La catena rossa non è quella che serviva... Oddio, l'ho già vista. È tipo un qualcosa che doveva... Cioè, c'entra con Dialga e Palkia. Oddio. Ne parlavano anche, mi ricordo, nei leak di Diamante Lucente per la Splendente, ai tempi. Che ci fosse questa catena rossa che... poteva tipo fare no evolvere, poteva far sprigionare la forza vera, cioè la forma vera di Dialga e Palkia. Però poi in realtà non ho mai capito cosa dovrebbe essere, ma l'ho già vista, è una roba rossa che tipo li circonda, che poi mi pare venga usata anche nel film.
con Cyrus per l'appunto. Dovrebbe essere quella. Tenere insieme il mondo. Non si tratta dunque di rinchiudere lo squarcio? Richiudere lo squarcio? Risparmiami con lo sguardo, giovanotto. Sto solo riferendo a ciò che tramandano gli antichi testi. Non posso certo attestarne la veridicità. Che ciò sia fondato o meno è il mio compito tramandarlo. Ah, il fardello dei nostri antenati. È facile creare leggende senza tenere conto dei discendenti che dovranno tramandarle. Brava, giusto. In ogni caso, ti ho riferito a ciò che ti riguarda. Porterai a compimento la tua incombenza? Yes, non penso. No, non credo lo farò. Non c'è più nulla, non c'è nulla di più nobile da riconoscere ciò che il fato ci richiede. Ah, guarda, sono in chiamata con Dio. Ti serve? Passa, te lo passo. Sullo schermo sono apparsi i tre laghi. Ok, però sono in tre luoghi diversi. L'eremo della signora Noesis è provvisto di un banco per il fai da te nel caso di servizio. Se trovi d'accordo i materiali, sono più che disposto a fornirteli al giusto prezzo. E il pascolo? Ah, effettivamente potrebbe essere un grattacapo. Che fare? Poco conservato che si è sgattaiolato nel mio eremo. Occupatevi da bravi. Abra. Abra potere trasportare. Mi butta dentro, tipo. Aspetta, volevo vedere un attimo anche l'interno. E Abra, dove si sarà teletrasportato? Ha consegnato una lettera indirizzata a te, Samsung. Questo è per risolvere il pascolo, stai a vedere. Adopera il mio Pokémon come tramite per accedere al pascolo. Fatto in modo che i campi base siano a tua completa disposizione. Ho piena fiducia nelle tue abilità di cicatrice, so che riuscirai a mettere velocemente fine a questa situazione critica. Questa è Selina perché è il suo Abra. Fai attenzione. Allora, mia cara, buone nuove. Tornano i tre laghi e si prospetta una vera e propria sfacchinata. Solo ci fosse qualcuno disposto ad aiutarci. Ti sfugge nulla, Ethel. Immagino che sia un requisito indispensabile a ogni mercante. Bella raga. Per il momento sono riuscito a tranquillizzare la mia gente. I capitani stanno tenendo d'occhio i Pokémon regali, ma al momento è tutto sotto controllo. Quindi eccomi qui. Non fraintendermi, però, non possiamo comunque aiutarti apertamente. Se dovessimo contravvenire agli ordini di Sora, i rapporti tra i nostri team potrebbero divenire alquanto complicati. Per farla breve, voglio andarti una mano, ma senza dare nell'occhio. Quindi ti accompagnerà uno solo di noi, è te la scelta. Anche se non c'è storia. Oh. Devo scegliere se andare con Demon o con Perula. Allora, aspetta un attimo. Innanzitutto voglio vedere qua dentro se... Come negli altri campi, magari. No, niente, lei c'ha un letto, la cucina lì in mezzo, cucina per modo di dire. Vestiti neri. Come tra l'altro Camilla. Sì, lei è più Camilla. Cioè, lei ha la parte, ha tutta la parte di Camilla. Etelo, essendo comunque anche un assistente, magari. Può essere. Magari può essere, sì. Affascinato dalla storia. Però non ha molto di Camilla, ecco. Magari volevano un attimo travasare sul fatto che ci avesse quasi gli stessi Pokémon. Perché c'è Gibo e le Togepi. Quindi uno dice: ah, cacchio. Però, tipo, Noesis c'è proprio la base della storia. Non posso prendere i cosi? Ah, ok. Vabbè, lì c'è il box. Raga, allora io non so se questa è una scelta buona, cioè una scelta inutile, come quelle che abbiamo fatto finora praticamente, però la butto lì. Se mi stessero chiedendo, voi unirete il team Perla o il team Diamante, ok, per essere brevi, quindi mi stanno dicendo, vuoi Palkia o vuoi Dialga? Sono partito. Sì, praticamente la mia avventura Pokémon è partita con Perla. Quindi, dato che poi adesso ho preso Diamante Lucente, quindi Dialga lo sceglieremo, vado su Perla. So che scegliere me, in fondo sono stato io a portare gli ingredienti perché non me ne frega un cacchio. Vedrai che non te ne pentirai, va bene. E il reggente che è stato scartato invece? Ma poverino.
Guarda che ti sbagli, Samsung si fida così tanto di me che ha deciso di affidarmi la parte più difficile. Tenere d'occhio Sorwan, naturalmente, farò vivo se adesso succede qualcosa. Sì, ok, grazie. Esatto, capisco. Allora, prego il reggente prescelto di seguirci, il lago ci aspetta. Spiegherò i dettagli strada facendo. Di che lago parli? Gesù, ce ne sono tre. Appunto, tutti e tre, che cosa vuol dire? Intanto mettiamoci in marcia. Mi piacerebbe accompagnarvi, ma se Sorwan lo venisse a sapere sarebbero guai. Vi aspetterò direttamente al lago in cui vi recherete. Ci vediamo lì. Quindi posso vederli tutti comunque. Buona fortuna Samsung e anche a te, Perola. Lago Verità. Lago Verità. No, ok, niente. Pensavo in ordine, vabbè, fa lo stesso. Lago Verità credo sia Azelf. Ah, no, aspetta, lui mi vende la roba? Cosa mi vendi? Lo schifo. Ma cacchio, ma vendesse qualcosa di buono. Cioè, vabbè, un po' di megabol te le compro. No, 200 megabol non te le compro. Però un pochettino va bene. Peccato. Oh, nessuno comunque che mi venda le Ultra Ball e le Jet Ball. Le Jet Ball ancora non le ho usate. Cioè, le ho usate, ma non ne trovo così tanto l'efficacia come magari le Wing Ball. Magari hanno più probabilità, non lo so. Oh! Ok, dimora remota è qua. Godus! Via! Vabbè, allora andiamo in ordine, raga. Andiamo in ordine anche come me le date. E ce le facciamo così. Quello è il punto per spostarsi. Ok, allora va bene. E questo non è l'Aven comunque. Non me lo ricordo così. Etelo e Perula. Ciao. Cosa ci fate lì? Ah, c'è un Anun. Oh. Sto cliccando testa a caso un attimo. Salve. Dal tetto. Sembra che un tempo questa fosse una zona vulcanica. Le eruzioni avrebbero formato una depressione che successivamente si riempì d'acqua, creando così il lago Verità. Ok. Questo luogo è protetto da un Pokémon chiamato Mesprit. Pensavo Azelf, ok, niente, va bene, posto. Mesprite, al suo librarsi in volo negli uomini hanno avuto origine le gioie e le pene che costellano la vita. È colpa di Mesprite, allora! Porca vacca, cioè Mesprite era lì così! Ah, allora, sì, sto creando un attimo l'Anulf qua. In mano c'ha le gioie, no? Fa, sì, un pizzico di gioia, pic! Poi prende le pene. Allagato. Ma porca vacca, colpa di quel maledetto coi capelli rosa. Almeno così si racconta. Sì, colpa sua. No, becca qua. Becca, questa è la colpa che ha Mesprit. Ma porca vacca, maledetto Mesprit. Che prodigio è mai questo? Questa caverna è comparsa dal nulla. Quella, vabbè, quella. Quindi quello è l'Arceus Fon di cui parlava il professore. Una caverna apparsa all'improvviso, così giacerai in attesa del suo ritorno? Cosa giacerai in attesa del suo ritorno? Ma che cacchio sto dicendo? Cosa giacerai in attesa del suo interno? Ma come cacchio leggo? Colpa di Mesprit. Non dimentichiamo le parole della signora Noesis. Per poter incontrare il Pokémon è d'obbligo dimostrare la propria forza. Le premesse non sono delle più rassicuranti. Beh, cosa vuoi che ci sia qua dentro? Mi chiedo. Mi fa venire la pelle d'oca. Anche perché, no, adesso che ci penso, non ero mai entrato nelle isole queste. Giusto. Quindi non sapevo neanche che erano chiuse. Vabbè. Oh. Un Goodra Alpha. Non è Mesprit. Dinanzi a te si para un Pokémon dall'aria minacciosa. Assieme alla tua squadra hai placato l'ira dei Pokémon regali. Sono certa che riuscirai a superare anche questa prova, Samsung. Devo ucciderlo? Sì, sembra di sì. Ok. Vabbè che ce l'ho già Goodra. Vabbè, frate. Ce l'ho un Terra? O un Lotta? Non credo. Allora, ho cambiato un po' di mosse e... Ok. Non devo combatterlo? Ho messo Davalug e c'ha Geoforza adesso.
Ah no, devo combatterlo. Ok, no, non capivo. L'ha oltrepassato. Allora, Avalug 58 col robo. Ok, codacciaio. Vabbè. Niente, non ho mosse lotta. Bene. Era anche prevedibile, effettivamente. Sì, però non è giusta sta cosa che mi fanno. Mi attaccano prima e tutto, eh. Allora. No, questo è immune. Quindi il cacchio. Abbiamo un effetto normale con Drago Pulsa. Andiamo di Drago Pulsa. Purtroppo quel cacchio di acciaio. Ma va là. Quel cacchio di acciaio mi rompe le balle. In una maniera sorprendente. Come Dialga, è uguale. Quindi adesso sono in tre, mi pare, draghi acciaio. Cioè, drago acciaio Gudra, drago acciaio Dialga e drago acciaio Duraludon. Purtroppo annulla. Annulla la super efficacia di Drago Drago. Che è barricata, però penso che riusciamo comunque a ammazzarlo. Aumenta la forza difensiva, ok. In teoria noi così lo mandiamo a vita rossa. Ottimo. Posso provare a catturarlo? O devo proprio sconfiggerlo? Ammazza. Va bene. Voglio provare a catturarlo, raga. Non so se è fattibile come cosa, Pasquilegion, vai. Tra le scelte avevo anche da poter cosare, come si chiama? Tuononda Voltorb. Magari potevamo paralizzare e con la paralisi era meglio sicuramente. Ma va là, ma non mi caga minimamente sta roba. Ma io lo ammazzo, ma chi se ne frega? Sì. Che me ne frega a me di sto robo? Levati. Via. Tanto Gudra. Vabbè, forse perché è alfa. Perché un alfa catturato rimane alfa, quindi c'ha le statistiche superiori. Chi se ne frega. Tanto è fatto. Sistema di combattimento è fatto un po' tutto a caso. Guardandovi lottare ho provato una curiosa sensazione. Mi sono accorto che quando le persone e i Pokémon collaborano, non c'è nulla che non possano realizzare. Mesprit? Sì! Ciao! Pasquilegion? No? Confusion? Sei un attimo qua con me. Voglio le tue emozioni. Oh. Sta punk non mi ha chiesto i soldi. Ok. Toh, piglia. Ciapa. Comunica telepaticamente, sì. Chissà cosa si prova a parlare nel parlare con questo Pokémon con la sola forza della mente. Quando sei precipitata nella terra di Sui, cosa hai provato? Voglia di iniziare il nuovo gioco? Non c'è? Boh. E com'è stato collaborare con i Pokémon, averli al tuo fianco? Nessuna delle tre? Ok. E cosa hai tratto dei momenti che hai condiviso con il Team Diamante e il Team Perla? Siamo tutti diversi. E cosa hai pensato quando. Oh, basta però, Mesprit, per favore, se devi farmi perdere tempo ci stai riuscendo. Cosa hai pensato quando il Team Galassia ti ha cacciata, costringendoti a vagare da sola? Oh, rabbia! Oh, beh, pazienza! Alla fine, raga, non è che ci posso fare, scusi. Ti
Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. La catena? Una piuma di Mesprit? Quella è una piuma? Ma è un foglio di giornale quello. Ma è una lettera. Attesta il superamento della prova di Mesprit, la divinità delle emozioni che divora, che dimora nel lago Verità. Indispensabile per forgiare la catena rossa. Ok, sì. Ma è tipo una cartolina, un contratto mi ha dato. Allora, Samsung, con questo qua io attesto che tu sei passato da me, ok? Guarda, ti ho messo la firma lì, questo io lo mostri là e poi gli dici che ti ho mandato io. Grazie, Messi. Ma quindi non lo catturo? Ah. Parlavi con quel Pokémon, un vero peccato non aver potuto sentire quello che ti ha detto, guarda, non c'è niente da sapere. Questa era una storia, ma suppongo che per una persona caduta dal cielo cose simili siano all'ordine del giorno. No. Ci mancano ancora il lago Valore e il lago Arguzia. Mettiamoci in cammino. Era il Valore allora con Azelf. E l'Arguzia con me, con Uxie. Credo. Vediamo. Dovete dirmi qualcosa? Sì, che non dirmi qualcosa, voglia, ma figurati. Cioè, telo. Sono lieto che sia andato tutto brillante, Samsung. Le tue conoscenze sono davvero vaste. Immagino che i mercanti imparino tante cose con il loro lavoro. No, è perché lui va da Noesis. Non lo nego. Lo devo in parte alla mia professione, ma a onore del vero, simili faccende destano la mia curiosità. Quali avvenimenti del passato hanno dato origine al nostro presente? O meglio ancora, da dove sono giunto e dove sono diretto? Vorrei scoprire le mie radici, ecco. Anch'io ho delle domande a cui vorrei trovare una risposta. I nostri antenati si sono stabiliti qui nella terra in cui videro il Sommo Sinnoh, costruendo il Campo Perla. Tuttavia io personalmente non ho mai visto il Sommo Sinnoh. Si tratta di un dilemma invero importante, ma per ora faremo meglio ad affrettarci. Desideri tornare all'eremo di Noesis? No. Ah, ti tenderò lì. Lì dove? Oh, forse qua, alla base. No, più che altro perché volevo esplorare in giro. Esplorare non c'è più niente da esplorare, volevo farmare due oggetti perché purtroppo non abbiamo... Non ho più Pokéball e non ho oggetti per craftarle, quindi sono messo male. Siamo alla canna del gas, raga.